Il nostro progetto, appunto Explore, è nato con le finalità di individuare quelle che sono le potenzialità e di innovazione nel settore della bioedilizia e quindi cercherò di illustrarvi in questa presentazione i servizi che noi vorremmo offrire alle aziende che sono i beneficiari finali del nostro progetto per quanto riguarda appunto il supporto al loro sviluppo competitivo sul territorio. Innanzitutto vorrei accennare al fatto che il progetto è finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria, che è un programma che rientra nell'obiettivo 3 cooperazione territoriale transfrontaliera per il periodo 2007-2013 della Commissione europea ed è finanziato attraverso i fondi strutturali. Il progetto copre un'area che potete vedere in questa immagine, trasfrontaliera appunto, che comprende i 3 land austriaci della Carinzia, Salisburghese e Tirolo e la provincia autonoma di Bolzano per il Trentino Alto Adige e la provincia di Belluno e la provincia di Udine, con alcune aree in deroga che sono rappresentate in blu in questa slide, che per l'Italia sono Vicenza, Treviso, Pordenone e Gorizia. E giusto per una precisazione, aree in deroga si intendono quelle aree che possono beneficiare fino a un massimo del 20% dei finanziamenti del programma. E per quanto riguarda il programma, un breve accenno agli obiettivi. Il programma ha un obiettivo generale che è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile di quest'area trasfrontaliera che è caratterizzata proprio da barriere naturali, che ben conoscete, anche amministrative, e quindi sono aree abbastanza diversificate da questo punto di vista, con quindi la sfida è quella di armonizzare quest'area e renderla più competitiva. E ci sono alcuni obiettivi specifici che sono qui elencati, 2 in particolare: il miglioramento delle relazioni economiche e della competitività e il secondo, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio. C'è poi un terzo obiettivo che riguarda l'assistenza tecnica del programma. Il nostro progetto chiaramente rientra nella prima di queste priorità.